importante. Un percorso che inizia in questa che appunto è la nostra casa, ma che volendo iniziare qui, secondo me inizia con un segnale forte, coraggioso, nuovo, un segnale che diamo alla città, del quale voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno voluto che si iniziasse in questo modo, questo percorso. La politica che esce dai palazzi, che sa andare dai cittadini dove ci sono i problemi, che mette al centro il lavoro, che è, diciamolo, ricordiamolo sempre, la grande priorità in questo momento nella nostra città e nel nostro paese. Questo per noi, per me e le persone che lavorano con me ogni giorno, è un luogo che ci è familiare, ci passiamo le nostre giornate, così come ognuno di voi immagino passi le proprie giornate nel proprio luogo di lavoro. E così sentiamo familiare anche la nostra città, le strade, le nostre piazze, i luoghi dove siamo vissuti. Io per ogni ricordo e per ogni momento della mia vita ho in mente la mia città, e ce ne accorgiamo quando per qualche giorno ci allontaniamo, magari per una breve vacanza, e rientriamo in città e ci sentiamo quanto ci appartiene la nostra Padova che, dobbiamo sempre dirlo, è bellissima. Lo pensavo questa mattina, sono uscito molto presto, c'era la nebbia, era avvolta nel ghiaccio, ed è una città così bella che ci regala in ogni stagione immagini suggestive e splendide. Bella sì Padova, però con lo stesso coraggio dobbiamo dire che è una città che oggi deve affrontare sfide nuove e molto difficili, sfide a volte anche drammatiche, perché il mondo è cambiato velocemente e ci propone problemi davvero difficili e nuovi che nessuno nemmeno poteva immaginare forse solo poco tempo fa. Crisi e difficoltà, devo dirvelo, che ognuno di noi ha affrontato in questi mesi, in questi anni, ogni famiglia ben conosce, e anche noi qui in azienda. Credetemi, in pochi mesi, in pochi anni, improvvisamente tutto ci è cambiato, eppur convinti e consapevoli di aver fatto bene il nostro lavoro, non funzionava più niente, da una mattina per il giorno dopo. A volte anche con la paura di trovarsi davanti a problemi che non sai più come affrontare e come risolvere. La crisi che ben tutti conosciamo e che ha provato ogni famiglia italiana e ogni persona, e ben sapete di cosa sto parlando. Noi in azienda, devo dirvelo anche con un certo po' di orgoglio e di soddisfazione, abbiamo affrontato le difficoltà anche grazie a due cose. La prima è stata avere il coraggio di cambiare, portare novità, portare idee, ripensare ad ogni cosa in modo diverso, e credetemi, non è facile. Per le persone che collaboravano con noi, ripensare al proprio lavoro, immaginare tutto in modo diverso, è difficile, vuol dire riprogettarsi, ma siamo riusciti a farlo iniettando tante novità. Ma ancora di più, siamo riusciti ad affrontare la difficoltà della crisi grazie al fatto che tutte le persone di questa azienda, verso le quali non smetterò mai di essere abbastanza riconoscente, hanno capito che si esce solo tutti insieme. Ognuno ha fatto carico su di sé di un pezzo di responsabilità, tutti hanno saputo sentire l'importanza di sentirsi parte di qualcosa di più grande, e se oggi siamo qui, avendo affrontato anni difficilissimi, è anche grazie a un gruppo che ha saputo rimanere unito. E dalle difficoltà del lavoro, qui, oggi, vogliamo ripartire. Perché una città che funziona sempre meglio può aiutare il lavoro. Una città che funziona crea lavoro, una città che funziona dà più lavoro ai suoi cittadini. In qualche modo una città che funziona dà una vita un po' migliore a chi ci abita. Ma come si fa? Spesso ci chiediamo come si fa a risolvere i problemi. Lo ascolteremo questa mattina, non ci sono ricette speciali, ma la prima delle soluzioni, secondo me, è che ognuno porti il proprio pezzettino di soluzione, è che ognuno riscopra la meravigliosa importanza di sentirsi parte di una collettività nella quale ognuno collabora, proprio come in azienda. Decidere è difficile, ma criticare non serve a nulla. E allora una parte importante della soluzione, secondo me, è proprio questo movimento di cittadini che oggi si trovano qui per dire ognuno quali sono i valori nei quali crede, qual è il contributo che può dare. Portare persone normali alla politica, che scoprano con passione quanto importante è l'appartenenza ad una città, anche perché
Forse oggi la politica, per quanto importante, non può farcela senza il contributo di tanta gente nuova che voglia impegnarsi. E con chi fare tutto questo, oltre che con tanti cittadini che spero trovino davvero la voglia di impegnarsi? Con una generazione che è un patrimonio di questa città, una generazione di persone che hanno fatto buona politica in questi anni, dei quali dobbiamo essere orgogliosi e che sono un esempio, secondo me, anche per il paese intero. Con Ivo Rossi, che è cresciuto in una squadra che ha amministrato bene, che è un esempio di serietà e di capacità e che però, come succede anche nel mondo del lavoro, dovrà gestire con grande capacità un sapiente equilibrio di continuità e cambiamento, sempre per affrontare le sfide nuove e diverse, esattamente come dobbiamo fare ogni giorno nel mondo del lavoro. Rimettere, vi dicevo, il lavoro al centro è un esempio bellissimo, lo facciamo oggi qui, siamo in un ambiente dove ogni giorno persone fanno cose, abbiamo portato la politica in un luogo diverso dai tradizionali luoghi, ripensare alla città e farlo tutti insieme. E allora, dandovi questo saluto davvero con grande gioia, sono felicissimo di poter ospitare qui l'inizio di questo percorso, come se fossi in una riunione in azienda, direi qual è il nostro obiettivo, che obiettivo ci diamo in questa riunione tra di noi, come se fossimo davvero un'unica comunità di persone che si muove verso un unico obiettivo. Secondo me l'obiettivo è quello di fare